Contador. Contador in seconda posizione. Belletti. C'è anche Mollema. Ancora 50 metri di vantaggio. Ecco qui la curva sulla destra. Seguiamo anche il passaggio con la telecamera dall'elicottero, il passaggio del gruppo in fila indiana, almeno nella prima parte. Si è fermata la nostra moto giustamente per vedere il passaggio di tutto il gruppo. Sono rimasti una sessantina di corridori a comporre la prima parte del pelotone. In coda mi sembra di aver notato anche Pippo Pozzato. Lo aveva detto fin dall'inizio, stamani alla partenza, Pippo Pozzato: non voglio correre rischi, mi tiro fuori già dalla partenza, da questa tappa, proprio perché non voglio, ad una settimana poco più dalla Sanremo, andare a correre rischi eccessivi. Pioggia battente anche per la finale di questa terza tappa. Adesso siamo in un tratto in leggera discesa, già superato il cartello, meglio l'arco dell'ultimo chilometro di questa terza tappa da Indicatore a Narni Scalo. Lagutin è sempre davanti con un vantaggio però soltanto di una trentina di metri, manca ancora tanto alla conclusione. Adesso il gruppo, la prima parte del gruppo, lo va a riprendere con Matthew Goss, che ha recuperato posizioni alla grande, è là adesso nella scia di un suo compagno di squadra. Attenzione però, perché c'è anche Greipel là davanti con Sagan. Cavendish parte lo sprint con Matthew Goss, cioè con Čiolek, Greipel, Sagan all'estrema sinistra, Sagan, Peter Sagan, questa volta non ha sbagliato i tempi, anzi è stato perfetto, perché è rimasto nascosto fino agli ultimi 50 metri e 1-1 ha visto spengersi tutti i suoi avversari, a cominciare da Matthew Goss, da Čiolek, da Greipel, e poi nel finale, proprio agli ultimi metri, la zampata vincente, lo spunto vincente di Peter Sagan. Era insieme a Mark Cavendish uno dei due grandi favoriti per la tappa di oggi, ha mantenuto il pronostico. Peter Sagan non ha voluto rischiare in discesa, questa volta ha lasciato che fossero gli altri a lavorare, e guardate che numero ha fatto. Qua si era già spento Goss e si stava già spingendo anche Čiolek. Sagan davanti a tutti, davanti a Cavendish e Greipel. Vittoria anche di prestigio questa per Peter Sagan. Ieri partito troppo presto, oggi non ha sbagliato niente. Partito troppo lungo Matthew Goss.